Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Parliamo di smog a Torino, il semaforo arancione resta, stop ai diesel fino agli Euro 5, limitazioni sospese il 25 e 26 dicembre. Travolto dalla propria auto fermata male, grave al CTO, l'uomo aveva lasciato la vettura con il freno a mano inserito nel modo sbagliato in cima alla salita ed era tornato al piano interrato per chiudere il suo garage. In auto con 300.000 euro di cocaina al posto della ruota di scorta, arrestato un uomo al casello di Ivrea, gli agenti della polizia stradale lo hanno notato già a Viandrate, lo hanno seguito insospettiti da un suo improvviso cambio di traiettoria alla vista dei controlli. La frode da 25 milioni di euro catturato in Germania, l'ultimo latitante della banda degli imprenditori, Luigi Antonio Mura, che era ricercato in tutta Europa, è accusato dalla procura torinese di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. 17 ambulanze con le gomme tagliate e l'atto vandalico che nella notte qualcuno ha messo in atto nei confronti della Croce Verde di Torino. I mezzi presi di mira sono quelli parcheggiati nei posti riservati all'ente intorno alla sede di Corso Bolzano. Piemonte delle bollicine, un brindisi da 30 milioni di bottiglie, non solo Barolo, Nebbiolo e Barbaresco, tra Asti e le Langhe cresce il distretto dei vini frizzanti, tanto che la regione ha deciso di sbloccare la riserva vendemmiale del Moscato e dell'Asti DOCG. Per la prima volta nella sua storia il Tour de France parte dall'Italia nel 2024, a 100 anni dalla vittoria di Bottecchia in Piemonte toccherà i territori UNESCO e di Coppi. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.